decorazione è fuori come un balcone. Anzi, è fuori nel balcone. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come avete sentito all'inizio del video, oggi ci dedicheremo ad una decorazione che vada messa all'esterno. Si può mettere come fuoriporta in pianerottolo se abitate in un condominio come me, come decorazione da balcone perché è resistente alle intemperie, almeno per quello che è il periodo natalizio, perché poi naturalmente scolorirà e poi naturalmente perderà pezzi, come tutte le decorazioni che lasciamo fuori in balcone. Oppure come fuoriporta da villetta, no? Quelle decorazioni che noi mettiamo all'esterno, magari sotto un portico, più riparate, però dove non è importante che si sciupi perché abbiamo speso veramente pochissimo per realizzarla. E infatti vi parlo di una bella decorazione d'effetto, ma molto 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 economica, grandissima, quindi si può vedere anche alle grandi distanze, per questo vi dico è ottima anche come centro balcone, come ghirlanda centro balcone da affacciare proprio alla ringhiera. Quindi se vi va di decorare la casa veramente in ogni luogo, venite con me sul piano di lavoro a fare la nostra ghirlanda di Natale da esterni. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra ghirlanda, che vorrò chiamare la ghirlanda Annalisa, in onore di una mia amica a cui piacciono tanto tanto i glitter, vero Annie? E allora, non è un'idea nuova come ghirlanda, perché è una semplice ghirlanda fatta come con i bicchieri di plastica, come ne avrete viste 2000, però è rivisitata sia nell'assemblaggio che nella decorazione. È resa proprio natalizia anche dalla scelta dei colori dei bicchieri. Come potete vedere ho dei bicchieri rossi e dei bicchieri verdi. Potete farla carinissima anche con i bicchieri rossi e i bicchieri bianchi, perché quelli verdi magari sono un po' più complessi da trovare. Comunque li ho pagati 89 centesimi un pacco da 50 bicchieri. Quindi un pacco da 50 e un pacco da 50. Dopodiché le spillatrici, io ne ho presa una con punti normali e una con punti doppi, non so quale userò perché questo è un progetto che sto facendo con voi per la prima volta, quindi un work in progress con esperimento vario. Del nastro io ho scelto uno scozzese come fantasia e ne ho preso un metro e qualcosa, un metro e venti mi pare. Poi della colla Vinavil e del glitter, tanto glitter, quindi i punti per la nostra pinzatrice. Come prima cosa versiamo in una vaschetta del glitter. Io ne verserò poco perché già mi sono portata avanti il lavoro preparando i vari pezzi, quindi i vari bicchieri. Vi faccio vedere. Allora, guardate, io poggio il bicchiere sulla Vinavil, non lo spingo in fondo, lo poggio soltanto perché poi tuffa e lo faccio ben prendere con la Vinavil. C'è soltanto il bordo, non più su, perché tanto poi quando lo tufferò nel glitter, il glitter spingerà in su la colla, automaticamente si creerà il bordino tutto tondo. Spolverate bene e mettete da canto ad asciugare, naturalmente all'insù poggiateli e fateli asciugare. Se metterete troppa colla incominceranno le colature di colla e di glitter, che non saranno bellissime. Se sono delle colature interne potrete salvare quei bicchieri perché comunque li potrete mettere all'interno, ora vi spiego. Se invece sono delle colature esterne dovrete pulirli perfettamente. Eccoci qua. E questo è l'altro, guardate come stacca bene e scintilla. Nell'anteprima della videocamera io non vedo tanto scintillio, ma vi posso assicurare che dal vivo scintilla in maniera pazzesca. Benissimo, fate questo lavoro con 40 bicchieri circa, sia rossi che verdi, e lasciateli asciugare per una notte. Io naturalmente questo lavoro già l'ho fatto e quindi ho i bicchieri belli e pronti. Eccoli qua, che belli, sono una festa solo a vederli, verdi, i rossi e i verdi. Adesso prendiamo due bicchieri rossi
e un bicchiere verde. E facciamo la ghirlanda, altro non sarà, una composizione circolare di bicchieri, quindi adesso dobbiamo comporre i nostri bicchieri in maniera tale da crearci un grande cerchio di bicchieri. Allora, come prima cosa prendiamo due bicchieri rossi e un bicchiere verde, così, mettiamoli a una certa distanza tra loro, così, a un centimetro di spazio l'uno dall'altro, e sperando che la pinzatrice sia carica, e spigliamoli in modo che siano fermi, ok? E prepariamoci un bel po' di questi tris di bicchieri, in modo che la parte esterna rimanga rossa, quindi due rossi e uno verde. E manteniamoci sempre più o meno alla stessa distanza. Poi piano piano dovremo assemblare questi bicchieri uno accanto all'altro così e creare tutto un giro. Il primo giro lo farò con gli esterni rossi, il secondo giro, quello superiore, lo farò con gli esterni verdi, perché voglio proprio simulare il verde della ghirlanda, e il rosso e il dorato mi rimarrà da decorazione, e questo verde inframmezzato sembrerà proprio il verde della ghirlanda che continua a uscire come dei rametti, quindi sarà una sorta di ghirlanda stilizzata. Continuiamo a fissare, e nel frattempo costruiamoci la nostra ghirlanda idealmente, perché così sapremo quando smettere di pinzare insieme i bicchieri. Curviamo lentamente in maniera che i bicchieri si tocchino tra loro, perché poi dovranno essere pinzettati anche tra di loro, ovviamente. Ok, quando avremo unito insieme abbastanza bicchieri, assicuriamoci che siamo lì lì per crearci il nostro giro completo. Mettiamoli in un piano, proprio uno attaccato all'altro, e cominciamo proprio a legarli tra loro. Per fare questo ci occorrerà una pinzatrice più grande, più profonda, in modo che possa proprio prenderli. Ovviamente state attenti, se ci sono i gancetti girateli sempre verso l'interno. Io li sfalzerò leggermente, guardate, metterò il bordino del verde a contatto col bordino del rosso, così vediamo che ne viene fuori. E poi il successivo più su, mettiamoli sul piano e leghiamoli tutti tra di loro come meglio possiamo. Olè. Entrate il più possibile la pinzatrice al loro interno, ovviamente senza guastare la composizione. Continuiamo.
giro vi accorgerete che è enorme, avrà un diametro di circa 50-60 cm. Tra l'altro a me non mi erano bastati dei bicchieri rossi e li ho dovuti rifare. Adesso su questi metteremo qui tutti i bicchieri verdi, uno accanto all'altro, quindi li pinzeremo uno a uno sulla nostra ghirlanda e li pinzeremo, guardate, così, a una certa distanza. Lascerò sempre la stessa distanza che ho lasciato con i bordini precedenti, tirerò soltanto un bicchiere e lo pinzerò con due punti, quindi da una parte e dall'altra, ok? E andrò a completarmi tutto questo giro. A questo punto qui potrei anche pinzettarlo qui e mi sono incastrata con un grid scusate, e solamente magari da una parte con quello di sotto, così, bene, quindi lato e sotto, tac, e finisco anche tutto questo giro e viene quindi una cosa, vi faccio vedere poi, così, visto? Siamo in ombra, però poi con la luce giusta vedrete, poi vi faccio la foto da appesa, diventa spettacolare. Questa è la mia ghirlanda che appenderò al balcone fuori, perché ce la fa a resistere all'aperto. Anche se piove, non è che la vina di subito si scioglie, è una ghirlanda ovviamente che dura un anno e non più, perché farla conservare una cosa di questo genere. Assicurata col fil di ferro alla ringhiera, regge perfettamente, guardate che carina. Io sto continuando tutto a giro e poi ogni tanto metto un punto anche in uno sotto per assicurarla. Quindi adesso che è un po' che è slagata per dentro, adesso che per esempio gli ultimi tre non li ho assicurati alla ghirlanda sotto, entro e tac, magari se tolgo il dito da sotto evito di spaccarmi una mano e andiamo avanti. Arrivati a un certo punto, quasi alla conclusione del giro, guardate un po', mi preparo tre bicchieri come nella prima tranche di lavoro, però alla rovescia, verde, rosso, verde, e li metto proprio quando sto per ultimare il giro, uno qui e uno qui, e poi ne entreranno giusto altri due per completare il giro in mezzo, e li metto più bassi, cioè li metto a filo con l'ultimo, quindi questi continueranno il cerchio e questi scenderanno, e anche di qua la giro e continuo invece a chiudere con la vecchia, questo lo faccio così, e l'ultimo lo metto proprio qui. Poi naturalmente assicuriamo il centro, perché è proprio la parte terminale, ok, con ultimo. A questo punto il nostro giro è completo, non si vede, ve lo farò vedere da peso, e la parte inferiore avrà queste due campanelle che scendono maggiormente rispetto alle altre, mentre ve la metto così, non si vede, la parte superiore è troppo, dovrei essere molto più alta, comunque vi faccio le foto. La parte superiore al centro, in corrispettivo delle due campanelle vuote accanto alle campanelle orpellate, diciamo così, deve essere arricchita con un fiocco. A tal proposito ho scelto come fiocco un fiocco kilt,
che poggerò proprio qui. Ok, se volete fare questo giro più stretto potete aggiungere un'altra striscia di bicchieri rossi. A me piace così larga, per quello che devo fare io va benissimo, ma per esempio se dovete fare una porta più piccola e allora vi conviene. Adesso facciamo una coccardina. Arrotoliamo il nastrino nella stessa lunghezza più o meno del bicchiere, poco più larga. Tutto il nastrino. Olè, fino alla chiusura della stessa. Così, quindi allarghiamo e tiriamo bene in modo che si abbia un bel rettangolino tutto preciso. Quindi pieghiamo a metà il nastro e calcoliamoci quindi quale sarà la metà di esso. E con una bella forbiciona, una di quelle che tagli veramente bene, proprio a metà pratichiamo dei tagli a V, così, da una parte e dall'altra, spero si veda. E poi anche dall'altra parte. Da una parte e dall'altra. State attentissimi a non tagliare in due il nastro, ovviamente. Che non è una raccomandazione scema, perché può succedere. A questo punto prendete il fil di ferro sottile, quello da fiorai. Tirate, piegate quindi le orecchie che vi siete formati e stringete forte il fil di ferro, così. Ok? Adesso, piano piano, sfogliate tutti i petali della vostra coccarda, tutti quanti. Uso il fil di ferro da fiorai perché è verde come il mio nastrino, quindi non darà fastidio se si vedrà tutti i petali così. Così abbiamo imparato anche a fare la coccarda, se non lo sapevate fare. Così, così, poi se ne prende una e si tira su. Tenete sempre giù i lembetti. Olè. E viene fuori. Ovviamente dovete perderci un po' di tempo a piegare tutte le orecchiette a verso, perché naturalmente col nastro è meno facile che non con il nastro di stoffa è meno facile che non col nastro di carta darle la piega. Ok, quindi quando reputerete che la vostra coccardina sia bella e pronta, date un taglio all'estremità in maniera da dare sempre ai nastri il taglio a coda di rondine, così, ok? Sia da una parte che dall'altra, così qualora dovesse vedersi non risulterà brutto, a coda di rondine. Ok, e quindi facciamo in modo con il nostro fil di ferro, e poi l'aggiusteremo quindi meglio, che la nostra coccardina venga messa proprio al centro. Quindi inseriamo il nostro fil di ferro lì dove c'era l'aggancio della spillatrice. Quindi una volta entrato nel bicchiere, dove appunto c'è l'aggancio della spillatrice, lo girate e lo fissate ben bene e voi continuate a sistemarvi la vostra ghirlandina. Fate questo sia da una parte che dall'altra. I bicchieri potete bucarli voi stessi se non hanno il buco della pinzatrice. Ok,
fatto. È la nostra bellissima ghirlandona festaiola da esterni, è super pronta per essere messa all'esterno a creare tanta tanta gioia e tanta tanta festa. Ora ve la fotografo tutta finita nel suo, nella sua luminescenza, diciamo così. Io sono più luminescente della ghirlanda, potrei mettermi qui al centro a mo' di pupazzo di neve, stavo dicendo bambolina, ma no, non ne ho le fattezze, più pupazzotto di neve, e fuori dalla porta anch'io. Bene, spero che questa idea vi sia piaciuta, è un'idea economicissima, ma nello stesso tempo divertentissima, innanzitutto per trascorrere un pomeriggio con i vostri figli in assoluta libertà e spirito natalizio, ma soprattutto è un'idea carinissima per mettere una ghirlanda all'esterno e soprattutto che resista alle intemperie, almeno per tutto il periodo di Natale. Bene, spero che questa ghirlanda vi sia piaciuta, vi lascio alle foto, così potrete vederla per intero. Vista sul web in centinaia di video, cioè le ghirlande fatte con i bicchieri di plastica o i lampadari fatti con i bicchieri di plastica, perché con questa struttura poi si può continuare a chiudere il cerchio fino a fare una cupola, facendo due cupole, molti le chiudono, mettono la lampadina in mezzo e fanno i lampadari, no? È un'idea che gira già da molti anni, ma a me è venuta l'idea di dare cromia ai bicchieri e personalizzarli con quel tocco di glitter e chiamarla naturalmente ghirlanda Annalisa, perché non poteva essere altrimenti. Quel giorno quando la feci mi scrissi su Facebook che ero tutta piena di glitter e tutti i commenti erano: sarà contenta Annalisa, che bella Annalisa, si divertirà, e quindi non potevo chiamarla diversamente, la nostra segretaria di arte per dedicata te. A lei questa ghirlanda, è bello dare un nome alle proprie creazioni. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato uno spunto per decorare anche gli ambienti esterni. È anche una cosa molto carina, perché se la mettete anche da fuori portoncino, perché molti per esempio hanno la villetta e hanno il portoncino e la potete mettere anche lì, se dovesse malauguratamente capitare che qualcuno se la porti via, come spesso capita, almeno, vabbè, non voglio dire qui da noi, no, come spesso capita da tutte le parti, come capita, non spesso, siamo ottimisti, come può capitare in ogni parte del mondo, e allora dovesse succedere questo, amen, non succede nulla, avrà qualcun altro una bella decorazione a cui avrete fatto un regalo e voi avrete perso veramente veramente pochi euro, quindi piangerete con un occhio solo. Quando vi dicevo che queste decorazioni durano abbastanza, il periodo di Natale, un mese fuori reggono, l'importante è assicurarle bene perché sono molto leggere, quindi il vento tende a spostarle, ma come tutte le ghirlande di Natale non hanno questo peso specifico così importante da rimanere ferme, quindi assicuratele bene e vedrete che il periodo di Natale è coperto in maniera sbrilluccicosa e carinissima. Spero che questo video vi sia piaciuto, commentate tantissimo sotto il video, lasciatemi le vostre idee, i vostri commenti, le vostre critiche, perché no? E se non riuscite a commentare è perché non avete ancora l'account Google Plus, quindi fatemi un account e venite a commentare da me. Naturalmente vi aspetto anche sulla pagina Facebook, lì ci sono sempre per rispondere alle vostre domande o per scambiare quattro chiacchiere, ci divertiamo un sacco dall'altra parte, vero? Del resto, come ci divertiamo anche qua. Allora, buon Natale a tutti, buona preparazione al Natale, divertitevi preparando le vostre decorazioni. Su Arte per Te quest'anno tantissimi video per le decorazioni, spero che la cosa vi piacerà, vedrete quanti ne faremo e ci rivediamo alla prossima. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci! Questo video anche per farvi vedere l'estrazione del giveaway di Peppa Pig, quindi adesso guardate, linko l'URL del video, lo copio, lo passo su Suadeo, scusate la voce ma nel frattempo mi sono raffreddata, ho l'influenza, però non volevo farvi aspettare, copio l'indirizzo del video, clicco il numero dei vincitori che sono 3 e in ordine di uscita prenderanno i 3 premi. E aspettiamo un momento, vediamo in giù chi sono i vincitori. E allora sono Irene Lapisarda, Fil di Lana, che carino questo nome, e Tae Hee P.
Pierrotè. E allora, bene, sono contenta. Un paio di questi nomi sono degli habitué del canale, quindi li conosco. Bravissimi e buon divertimento con i premi di Peppa Pig.